La missione ExoMars, in partenza fra 2 anni, organizzata dall'Agenzia Spaziale Russa e da quella europea, si arricchisce di un altro passeggero, Micromed. Lo strumento sviluppato dall'Osservatorio Astronomico INAF di Capodimonte, con il supporto di alcune piccole e medie imprese, ma anche del Politecnico di Milano, che si è occupato di tutto il disegno termomeccanico e della pompa, insieme all'ICI di Mosca e all'INTA di Madrid, che è responsabile dell'elettronica e del software. Nell'ambito dell'esplorazione del Sistema Solare abbiamo un gruppo qui che è coinvolto pesantemente col coordinamento addirittura a guida napoletana di uno strumento che andrà su Marte nella missione ExoMars 2020 e che sarà in grado di misurare quelle che sono le proprietà della polvere sull'atmosfera marziana. Un progetto su cui ha creduto fortemente anche la regione Campania, che ha investito 4 milioni di euro. Il valore scientifico, industriale e politico di questi 2 interventi è altissimo, ha dichiarato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che ha sottolineato come questo sia un investimento per le imprese campane, per la comunità scientifica e soprattutto per i migliori ricercatori della regione, che potranno essere protagonisti di una delle sfide scientifiche più appassionanti, quella della conquista di Marte. La regione Campania inoltre parteciperà con uno stanziamento di 16 milioni di euro al programma di cooperazione multiregionale del Piano Strategico Nazionale della Space Economy, finalizzato a sostenere progetti di ricerca da parte delle imprese regionali impegnate nello sviluppo di applicazioni e tecnologie, servizi e prodotti innovativi nei campi dell'osservazione della Terra, della navigazione, della comunicazione satellitare e dell'esplorazione spaziale. Lo strumento si chiama Micromed e dovrà partire con la missione ExoMars 2020. Questa è una missione europea in collaborazione anche con l'Agenzia Spaziale Russa, che è un elemento veramente fondamentale per l'esplorazione marziana del futuro, in cui l'Italia ricopre un ruolo di primo piano, tant'è vero che l'azienda italiana è prime della missione. In particolare, quindi, questo strumento andrà a bordo del lander della missione del 2020, una missione che ha degli obiettivi che sono fondamentali per l'esplorazione marziana, ossia la ricerca della vita sul pianeta rosso, ma non solo, sarà anche fondamentale perché dovrà acquisire una serie di informazioni che sono necessarie per programmare la futura esplorazione umana del pianeta. Le informazioni riguarderanno l'ambiente di polvere su Marte, perché Marte, essendo un pianeta desertico, essenzialmente ha una quantità di polvere sulla superficie di sabbia e di polvere che viene sollevata frequentemente da vento, sia attraverso semplici folate di vento che attraverso eventi più impetuosi come i Dust Devil, che sono dei vortici enormi che si generano sulla superficie di Marte, anche fenomeni tipo le tempeste di polvere che possono raggiungere anche dimensioni globali. E durante questi fenomeni si possono innescare anche fenomeni elettrici, scariche elettriche, per esempio, e questo, diciamo, è il motivo principale per cui si costruisce questo sistema, questo insieme, questa suite di strumenti che misurerà l'ambiente di polvere, si chiama Dust Complex, di cui Micromed è una parte. Micromed è un sensore di polvere. Analizzerà infatti il pulviscolo atmosferico a livello della superficie di Marte, grazie ad una pompa campionatrice. Lo strumento Made in Italy sarà inserito in una suite tutta dedicata alla polvere chiamata Dust Complex, con responsabile scientifico russo. All'interno ci sarà anche un sensore che misura il movimento della sabbia, cioè il movimento dei granelli più grandi che saltano sul terreno e che poi, con il loro impatto sulla superficie, fanno sollevare la polvere. A questo punto entra in gioco Micromed, che misura quanta polvere viene sollevata, ma non solo, si attiverà infatti anche il sensore che misurerà la conduttività elettrica dell'atmosfera, quello che misura il campo elettrico e la presenza eventualmente di scariche. Lo strumento verrà testato e caratterizzato in questa camera, che è una camera di simulazione marziana. Noi all'interno di questa camera riproduciamo la composizione dell'atmosfera, la composizione in termini anche di particolato, quindi la polvere, iniettiamo effettivamente delle polveri, e anche le condizioni ovviamente di pressione e di temperatura. Quindi lo strumento viene testato in ambiente marziano.
È importante che Micromed sia a bordo di ExoMars 2020 sia dal punto di vista del sistema spaziale italiano che di quello della Campania, ha detto il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. Il nostro paese ha continuato al ruolo di prime scientifico, tecnologico e industriale in questa grande missione. È importante il contributo della regione Campania che conferma la sua vocazione nel settore aerospaziale. Per l'osservatorio astronomico di Capodimonte quello su Marte sarà in qualche modo un ritorno, visto che la prima osservazione del pianeta rosso fu fatta con un telescopio proprio da Napoli nel 1636 e poi nel 1638 da Francesco Fontana, un astronomo partenopeo poco ricordato. Con le sue osservazioni Fontana scoprì il moto di rotazione del pianeta rosso. 380 anni dopo, Napoli ritorna su Marte insieme a Francesca Esposito, la ricercatrice dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che guida il team di Micromed.